Buonasera, iniziamo la conferenza stampa post partita di Santiago Matto. Vi chiedo di essere veloci, solo una domanda perché abbiamo l'aereo. Iniziamo qui davanti, per favore, da Mediaset. Buonasera, mister, Mediaset. La partita della consapevolezza, la partita del gruppo, la partita del coraggio, la partita perfetta? Oggi è stata una buona prestazione, dei momenti difficili in partita che li abbiamo affrontati nel modo giusto, è una vittoria meritata. Oggi abbiamo fatto, ripeto, con delle situazioni non a nostro vantaggio, ma abbiamo continuato e abbiamo fatto bene. E oggi siamo soddisfatti per la prestazione e anche per il risultato. Buonasera, Diego Motta, Giuseppe Bisanti, Radio Rai. Ma per tutte le cose che sono successe, i due infortuni, la VAR, si può definire una serata, noi un po' esageriamo, però eroica della Juventus? Fa parte del gioco, delle situazioni che ripeto, non sono state dalla nostra parte, anche delle altre situazioni che l'ho visto davanti alla panchina, dove andiamo a finire un'azione si doveva lasciare giocare e non è stato così. Si parla nel campo anche con la terza squadra, sempre con rispetto, si continua a lavorare, a giocare. I ragazzi sono continuati concentrati, determinati su quello che siamo venuti a fare, e torniamo a casa con un risultato positivo e soprattutto un risultato positivo meritato per tutto quello dimostrato nel campo. Buonasera, Marco. Le volevo chiedere se questa partita, oltre ai tre punti, lascia un salto di qualità importante a livello di autostima nel gruppo. Vincere sempre è una cosa positiva, dobbiamo concentrarsi su oggi. Oggi abbiamo fatto bene, con delle situazioni difficili, però abbiamo affrontato nel modo giusto e oggi siamo soddisfatti del lavoro, siamo soddisfatti della prestazione e del risultato. Domani è un altro giorno, domani uscirà il sole, si continua, si pensa a recuperare quelli che possiamo, si pensa già alla prossima partita a preparare e continuare così. Massimiliano Nerozzi, Corriere della Sera. Chiedevo se c'erano già delle notizie o avevi delle sensazioni su Nico e su Bremer, grazie. No, non te lo posso dire adesso, mi dispiace, dobbiamo valutarli, fare degli esami e capire cosa possa essere, dopo è meglio, più preciso, dare l'informazione giusta. Mi dispiace. Volevo chiederle la spiegazione dei cambi dopo, del cambio poi di fatto uno dopo l'espulsione. Ha tolto un difensore, cosa che di solito un allenatore non fa, però mi sembra che sia la mossa che ha in qualche modo cambiato la partita. Cioè, come le è venuta in mente in quel momento e perché le è venuta in mente? E poi, ricollegandomi a quello che ha detto il collega, stasera, al di là della tattica, eccetera, eccetera, ha avuto dalla squadra una risposta? Ha capito che la squadra ha una personalità molto forte? Perché io penso ci sia stato molto, molto di questo nella vittoria. Io dico sempre che tutto è importante nel gioco, tutto è importante nel calcio oggi. La tattica, relativamente sì. La cosa più importante è l'atteggiamento che si vede di una squadra. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento giusto, atteggiamento di una squadra che vuole in questa partita affrontare l'avversario fino all'ultimo minuto e vedere chi arriva al risultato positivo. Siamo stati noi meritatamente. Il cambio, Wes può fare perfettamente il terzino destro perché fisicamente lo può fare, è un ragazzo che difende bene, mette qualità anche nel gioco. Abbiamo creduto in quel momento di mantenere un giocatore in più per avere questa possibilità, quando abbiamo una palla, di andare in avanti, di andare con qualità, anche se Savo ha fatto una ottima prestazione, una grande partita anche a lui. In quel momento abbiamo creduto che era meglio lasciare Wes e mettere un altro centrocampista. Filippo Cornacchia, la Gazzetta dello Sport. Ieri eravamo in conferenza, avevo chiesto a Cambiaso, è scattata la scintilla e lui ha detto speriamo. In questa vittoria, dove di fatto è riassunto tutto quello che chiede lei da inizio stagione, attitudine, atteggiamento, squadra prima dei singoli, ha la sensazione che questa possa essere davvero la partita svolta, visto in Europa? Per me no. Per me è stata una ottima prestazione, un'ottima partita. Penso a oggi l'analisi della partita, abbiamo fatto molto bene, anche nel primo tempo abbiamo fatto molto bene.
ci è mancato un po' di convinzione quando arriviamo agli ultimi metri, la convinzione nel dribbling, nel passaggio, che sono dettagli piccoli, perché alla fine facciamo il passaggio al compagno, ma non nel, con il gesto giusto, nel modo giusto, che li metto in condizione migliore al compagno. E nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare bene, ma con questa convinzione di quando arriviamo in avanti potevamo dimostrare nel campo oggi di essere superiore all'avversario. Ogni partita è una storia, questa storia qua è andata bene per noi, con tutti episodi, con tanti episodi negativi che l'abbiamo affrontato nel modo giusto. Come dico, domani un altro giorno, continuare a lavorare. Abbiamo Cagliari domenica e continuare in avanti, pensare a preparare e preparare bene questa partita. Buonasera mister Samuel Tapesse, Sport Paper. Io volevo chiederle, spesso si è detto che questa squadra aveva fatica in campo internazionale. Lei cosa si sente di aver cambiato o che tipo di approccio gli ha voluto dare in campo internazionale? Grazie. Tutto è relativo. Campo internazionale, campo nazionale è molto relativo. Abbiamo fatto una buona prestazione con una grande vittoria per tutto quello che è successo nel campo. E rimane indietro, rimane nel passato. Adesso è continuare a lavorare, a pensare nel campo nazionale. Dobbiamo affrontare una squadra che viene da una vittoria. Domenica saranno lì a competere con noi per avere il risultato positivo e noi continuare. La strada è quella giusta. E delle volte si vince, delle volte no, ma oggi abbiamo dimostrato una volta in più che con questo atteggiamento possiamo arrivare a fare della partita come abbiamo fatto stasera, con tutte le difficoltà successe, noi affrontando nel modo giusto siamo usciti dal campo bene, soddisfatti per la prestazione e anche per il risultato positivo. Le ultime due domande veloci, grazie. Patania, Corriere dello Sport, ha tantissime soluzioni, soprattutto a centrocampo è difficile scegliere. Oggi McKennie fa una partita straordinaria, Fagioli palleggia benissimo, è rimasto fuori Locatelli che molti di noi pensavamo potesse giocare. Io le chiedo quello che ho chiesto ieri, ma Locatelli e Fagioli sono alternativi o potranno giocare, tra le tante soluzioni possono anche giocare insieme? Possono giocare insieme perfettamente, senza nessun dubbio. Due grandi giocatori che abbiamo in squadra, e i grandi giocatori quando si mettono insieme e capiscono che giocando insieme sono ancora più forti, hanno caratteristiche per giocare e complementarsi nel campo, possono giocare perfettamente insieme. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Un aspetto che sicuramente avrà favorito delle riflessioni positive è quello che la Juventus si è trovata per la prima volta in svantaggio quest'anno. E reagire cosa significa? Reagire vincendo in Europa in questo modo? Significa che oggi abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Ripeto, già dal primo tempo abbiamo preso un gol perché alla fine loro sono stati più convinti. In una sessione di gioco quando nel mio punto di vista abbiamo giocato meglio di loro già nel primo tempo, e nel secondo siamo venuti con grande convinzione della nostra superiorità che avevamo dimostrato già nel primo tempo nel mio punto di vista, e sempre con rispetto all'avversario, perché abbiamo affrontato un buon avversario che gioca bene, con grande energia, andando sempre che possono in avanti, creando delle difficoltà alla nostra squadra, anche perché non è stato tutto perfetto oggi. E noi con questa convinzione qua nel secondo tempo abbiamo dimostrato, e sono i fatti, abbiamo visto che oggi siamo stati superiori all'avversario e abbiamo meritato di vincere. Quel ternoccolo lì è una gomitata di Federico Gatti. Sì. Quasi quasi prendo anch'io tre punti. Se c'era il VAR lì, espulsione sicuro, ma oggi è meglio non toccare il VAR. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie anche a voi.